con i nostri soldi chiamano registi, attori, cantanti, presentatori, giornalisti, sportivi, perché insieme a loro devono inculcarci un'idea, ci devono martellare. Lo hanno fatto con l'euro, lo hanno fatto con gli immigrati. Alla fine non cambiamo più niente. C'è una parte però di italiani, una parte intelligente che contesta queste false verità, questi modelli di pensiero imposti li contesta, e allora vengono coperti di insulti, vengono derisi, vengono messi ai margini, ridicolizzati. E allora questi rientrano, stanno zitti, non parlano mai. Rientrano nelle loro case e stanno in silenzio. Questo è il nucleo del problema. I migliori stanno zitti perché sono messi in minoranza, perché sono ridicolizzati, e trionfa la falsa verità, il modello di pensiero imposto, quello che ci induce ad accettare tutto. La situazione attuale qual è? Noi abbiamo una massa di gente che pensa che bisogna pagare le tasse, ma bisogna pagare le tasse come un dogma, non per avere servizi, non per essere informati di cosa si fa con i nostri soldi. Hanno messo in testa la gente che bisogna pagare e basta, basta. La gente pensa di essere in conformità a tutti, a massacri, a servi, che devono eseguire tutto quello che un'entità dall'alto afferma. Questo pensano. Hanno fatto il lavaggio del cervello. Le persone pensano di essere schiave, di dover ubbidire, basta. Dobbiamo ripristinare la legalità. La legalità è che le persone sono sovrane, che decidono. Basta con questa truffa assoluta. È questo che noi dobbiamo scardinare. Il bollo sulle ventennali è stato il campanello d'allarme, è stato quello che ci ha fatto svegliare, che ci ha fatto incontrare, perché noi dobbiamo sapere che tante persone, centinaia di migliaia, sono state costrette a cambiare il pomello del camion perché era troppo usurato, a cambiare il volante perché c'era un graffio nel pulsante del clacson, a cambiare la cannelliera perché c'erano gli altoparlanti, a rassecondare tutti i capricci dei commissariati, a spendere 3.000, 4.000, 5.000 euro e poi tutto vanificato perché un ciarlatano ha detto non mi sta bene, perché voi non siete niente, non comandate niente, siete nullità. Non possiamo più tollerarlo, dobbiamo ribellarci, dobbiamo trainare la gente, svegliarla, perché questo modello di sistema va scardinato una volta per tutte. E a Roma noi parleremo al paese, parleremo a tutti, dovremo svegliare la gente, perché non possiamo assolutamente tollerare che si reciti l'ultimo atto per l'Italia, e questo avverrà entro breve tempo se non ci muoviamo. Via il bollo, viva l'Italia, viva l'automobile, riconquistiamo la libertà!